Lascia like e iscriviti al canale nei prossimi 5 secondi se vuoi ottenere tutti questi bugs nel tuo account di Fortnite gratuitamente. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di Fortnite. Oggi è un video, non dico diverso dal solito perché in realtà questa affermazione si usa sempre per un sacco di video, troppe occasioni, però siamo in un video, cioè identico agli altri praticamente, però elaborato in una maniera diversa, quindi vi lascerò un gameplay di sottofondo di Fortnite, così che mi posso concentrare solamente su tutte le news che vi devo dire, perché parleremo anche del Winterfest, sì. Vi parlo ancora di questa cavolo di Winterfest, di mezzo inverno, di queste cose che dovevano arrivare martedì. Dovevano arrivare, non sono arrivate martedì appunto, dovevano arrivare o oggi, che è il 17 dicembre. Sono le 5, non è ancora arrivato niente, quindi quando sto registrando il video non c'è niente, nessun aggiornamento. Parleremo dell'aggiornamento in realtà che c'è stato martedì, perché ce n'è stato uno, che non è l'aggiornamento che volevamo, cioè non è il Winterfest. Hanno aggiunto un pochettino di cose che andremo a vedere nel corso di questo video, con cui anche molte delle ricompense che metteranno gratis appunto con Winterfest, e perché sappiamo appunto le tre skin, perché in teoria dovrebbe essere due skin se non sbaglio con i regali più una skin che possiamo ottenere con le ricompense. Ok ragazzi, qua ho fatto un fail assurdo, volevo dire che le skin con le missioni sono solamente due, mentre verrà regalata gratis una skin direttamente aprendo solamente i regali nel Fortnite Winterfest. Ben tre skin gratis che andremo a vedere appunto in questo video. Allora direi subito di iniziare, perché qui abbiamo questa praticamente, che è, voi direte che è una cosa della musica. Sì ragazzi, è una cosa musica che è stata regalata a tutti, quindi se entrate nel gioco in teoria vi dovrebbero regalare questo pacchetto della musica, questo disco musicale che fa parte del set di Rocket League. Quindi molto probabilmente arriverà un'altra collaborazione con Rocket League, sempre un altro gioco che è di Epic Games, da quello che ne so io l'ha comprato, non so, in realtà non me ne intendo tanto di Rocket League. E quindi verrà regalata questo pack musicale che non è niente male. Secondariamente c'è stato un bug ragazzi dell'XP. Allora a inizio stagione ce n'è stato uno incredibile, che veramente in 20 minuti arrivavi tipo, facevi 10 livelli del pass battaglia, che è stato fissato praticamente subito. Ma oggi c'è stato un altro bug. Questo bug praticamente voi dovevate andare in un punto vicino a Brughiere Brumose, e ogni volta che atterravate in quel punto ve lo contava come se voi stesse andando per la prima volta in quel punto, quindi vi dava 8000 PE in ogni partita. Era molto meno potente dell'altro che c'è stato a inizio season, però era comunque 8000 PE ogni partita, quindi ogni 3 minuti più o meno 8000 PE, che è tanta roba. Ed è stato disabilitato, quindi non potete ottenere XP andando nei punti, quindi sì, non so se conviene, non so come funzionerà, e vabbè, e forniranno un aggiornamento quando verrà riattivato il tutto. Secondariamente c'è una nuova missione leggendaria settimanale che dice di mettere a segno eliminazioni mentre siamo in un movimento, quindi in realtà questo qua è sbagliato, mentre siamo in un veicolo, non so perché qua hanno sbagliato, per far alzare la temperatura e guadagnare PE. Non so che cosa voglia dire in realtà questa cosa, la temperatura, però comunque potete fare PE se killate mentre siete in un veicolo. Nella modalità di Among Us su Fortnite, che è stata aggiunta martedì, c'è una nuovissima mappa che è tipo un shopping sfrenato, è tipo un centro commerciale, niente di che. Poi perché è stato rilasciato un aggiornamento su PC e PS5 di Fortnite, non so per quale ragione. Ah, qua c'è la mappa di tutte le sfide presenti in questa nuova settimana, quindi qua dice di eliminare nel veicolo, anche qua nel veicolo ci sono ben 5 stadi come tutte le missioni in realtà leggendarie. E vabbè, queste qua ve le potete vedere ragazzi, vi lascio qua la foto a video, così fermate il video e vedete un pochettino voi tutta la mappa di quel che dovete fare. Abbiamo qua tutti gli incarichi leggendari, ovvero le cose che sono state messe, qua abbiamo gli incarichi epici settimana 3, poi il disco ragazzi di Rocket League fino al 31 dicembre, quindi mi raccomando entrate in gioco fino al 31 dicembre, perché se no ve lo perderete. Poi tra poco c'è scritto che nevicherà anche a Sepi d'Agrifoglio e Foschi Fumaioli, quindi molto probabilmente arriverà anche da lì. Poi ci sono le nuovissime skin ragazzi di The Walking Dead, quindi già abbiamo Daryl Dixon e Michonne. Io non seguo The Walking Dead, non me ne importa niente, però boh, se a voi piace tanta roba, perché comunque sono skin carine. Qua abbiamo l'animazione della spada di Michonne, che è un piccone. Una figata sto piccone. Cioè vabbè, sembra la spada di Salve il Mondo. Non so se avete mai giocato a Fortnite Salve il Mondo, è la stessa cosa. Bellissimo, perché beh, bello. Cioè pensate a impicconare gli alberi con la spada, bellissimo. Poi c'è un portale che è stato aggiunto appunto all'interno del gioco, vicino a Foresta Frignante, che è di The Walking Dead.
di Eden, non so come si dice. Qua abbiamo tutti i cosmetici di The Walking Dead, quindi abbiamo questo piccone, questa katana che è uno zainetto, quest'altro piccone, queste frecce, balletti, che in realtà le skin sono già presenti in gioco. Questo qua, ragazzi, è lo shop di oggi, quindi boh, penso l'abbiate già visto, però se non l'avete ancora visto, o almeno lo shop del 17 dicembre, non so quando lo vedrete. Poi Fortnite, ragazzi, ha ottenuto in Europa ben due nuovi server, ovvero Great Britain, cioè GB-S, quindi molto probabilmente, ragazzi, non ne sono sicuro, ma molto probabilmente vuol dire Great Britain, ovvero Gran Bretagna, quindi in Inghilterra, diciamo in Gran Bretagna, verrà messo un nuovo server, e in Francia, quindi FR, France, molto probabilmente, quindi nuovissimo, fighissimo. Poi è stato riattivato dopo il problema di Fortnite Crew. Qua è la situazione attuale della neve, in realtà non è molto più avanti, solo che in questo gruppo Telegram l'hanno pubblicato ieri sera alle 23 e era ancora così. Qua abbiamo un gameplay, ragazzi, della nuova skin che verrà rilasciata, chiamata Carvel, che secondo me è una figata di skin, perché se non sbaglio potete mettere anche lo stile senza il cappuccio, quindi è bellissimo secondo me. Anche la zainetta è veramente fighissimo. Tra l'altro non so come facciano a fare questi gameplay, ma mi sa che li fanno in modo che sostituiscono le skin di tutte le persone in modalità replay con quella skin lì, perché anche il nemico che ho ucciso aveva quella skin lì. Poi verrà aggiunto un pacchetto regalità e guerrieri contenente pure Black Panther. Captain Marvel è quella a fare lì, che in realtà non mi ricordo mai il nome. Poi Fortnite su mobile, ragazzi, sta per tornare, quindi in teoria dovrebbe tornare, perché dovrebbe aver fatto pace, da quel che ho capito. In realtà non ho seguito molto questa situazione di Fortnite versus Apple. Poi il 18 dicembre, ragazzi, ci sarà un torneo di Fortnite in cui possiamo vincere questa skin, quindi lo potete fare solamente su PlayStation 4 e su PS5. Il primo in tutto il mondo e la prima persona, ragazzi, in tutte le regioni, ovvero in tutti i continenti, cioè ovvero in tutti i paesi, quindi Italia, America, roba così, vincerà addirittura una PS5, però è impossibile. Qua abbiamo una foto di come sarà l'evento di Capodanno, quindi praticamente uguale agli anni scorsi in realtà, perché non cambiano praticamente mai, quindi c'è scritto 2021 con il lama classico. Qui abbiamo un'altra foto della sfera, quella, non mi ricordo come si chiama, quella che ruota delle discoteche, insomma. Poi Borderlands 3 sarà disponibile gratuitamente a partire dal 26 dicembre sull'Epic Game Store, e scaricando il gioco otterremo il bundle Psyca, quindi in realtà non so se scaricando il gioco ve lo darà gratis oppure dovrete comprare il gioco, non lo so in realtà questa cosa, lo scopriremo comunque. Quindi mi raccomando, se siete sul computer prendete il gioco, magari non lo dovete neanche scaricare, semplicemente metterlo nella vostra libreria dei giochi e così vi darà questo Psyca bundle gratuitamente, da quello che abbiamo capito. Qua, ragazzi, abbiamo tutti gli incarichi leggendari, quindi questo qua, eliminazione da un veicolo, è quella della terza settimana. Questa dovrebbe essere la quarta settimana, quindi ottieni colpi da testa. Questa qua dovrebbe essere in teoria la quinta. E questa qua dovrebbe essere la sesta settimana, ovvero danni dall'alto, quindi è bellissimo. Qui, ragazzi, abbiamo tutte le ricompense del Fortnite Winterfest, quindi si chiama in italiano operazione coi fiocchi. Abbiamo complete incarichi epici, abbiamo visto diversi avamposti del comando di neve, che ancora non sappiamo quali sono questi avamposti, che verranno aggiunti. Ci dà una schermata di caricamento. Abbiamo danni con il nuovo fucile a leva e ci darà questa emote. Completa incarico operazione con i fiocchi e ci darà la skin Snowmando, ragazzi. Snowmando. Quindi in realtà quello che ho detto prima mi sono sbagliato, erano due skin con le sfide e una gratis nei regali di Natale. Completa incarico operazione con i fiocchi e ci darà appunto la skin Frost Squad. In italiano non sappiamo il nome, in realtà sappiamo la skin in italiano dello Snowmando, che si chiama Comando di Neve. Comando di Neve. Danza presso diversi alberi delle feste, ci dà questo spray. Abbiamo esamina forziere, gli abbiamo posto il comando di neve, ci dà questo zenitto. Posizionati nel top 10 con amici nelle squadre, ci darà quella mimetica. Abbiamo distruggi statue delle schiaccianoci, ci dà lo zainetto dello Snowmando. Percorre 5000 metri su Stormwing X4, ovvero gli aerei, perché sì, rimetteranno gli aerei che avevano aggiunti nella stagione 7, quindi incredibile come cosa, bellissimo. Poi possiamo abbattere strutture avversarie con gli X4 Stormwing, raccogliere lingotti dorati, cattura un flopper innevato che verrà aggiunto, ci darà un piccone. Abbiamo i rianima giocatori in partite diverse, un'altra schermata di caricamento. Nasconditi dentro un comando di neve subdolo in partite diverse, che non sappiamo ancora che cosa sia questo comando di neve subdolo, però lo scopriremo. E ci darà uno spray. Gioca a coppie con barra squadre con gli amici, molto probabilmente ci darà un piccone. Lì non so perché non c'è l'immagine, ma dovrebbe dare una specie di piccone. Rinfocola un falò e ci dà questa mimetica. Infliggendo gli avamposti di comando di neve, ci darà questo coso qui del tipo della granata. E usa il dispositivo di lancio trappola congelante per infliggere piedi congelati agli avversari. Non so che traduzione sia, comunque in teoria dovrebbe raggiungere una nuovissima trappola. Poi le patch, ragazzi, 15.21 le patch
15.30 solo ora nei server di test, quindi li hanno testati, cioè li stanno testando e poi verranno rilasciati quando devono essere rilasciati. Ancora non sappiamo di cosa si tratteranno questi due aggiornamenti che verranno nel corso della stagione. Il pacchetto Crew di gennaio, quindi Fortnite Crew, è stato inavvertitamente rilasciato in anticipo per un piccolo numero di giocatori, ragazzi, proprio come c'è scritto lì. Quindi questo pacchetto verrà rilasciato agli abbonati Fortnite Crew attivi a partire dal 31 dicembre, quindi in teoria non se, cioè non potete fare che avete comprato che comprate solamente quello e vi dà tutte e due le skin, in teoria. Cioè non ho capito bene neanche questa cosa. Poi qua, ragazzi, abbiamo questo ricevitore, questa specie di cose, Walker Slayer. Solamente non so se ve lo posso far sentire in video, quindi per sicurezza non lo faccio sentire. Qua abbiamo un pacchetto celebrativo di PlayStation Plus che potete tenere sia nella PlayStation 5 che nella PlayStation 4, quindi fighissima se avete PlayStation Plus. È tornato il pack Leggende Polari. Qua abbiamo una nuova modalità, nuovo stile e nuovissimo piccone. Che questo piccone, ragazzi, era in file di gioco per più di un anno, una roba incredibile. Tra l'altro è appena arrivata una notifica, quindi tra poco lo andiamo a vedere. Negozio oggetti, vabbè. Allora, questa nuova notizia è City Skylines, avrete bisogno di sull'Epic Games Store, quindi niente di importante, perché ci stiamo a parlare di Fortnite, quindi niente di che. Comunque, ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale con la campanella e lasciare un bel like sotto questo video, mi raccomando. Seguitemi su Instagram per eventuali aggiornamenti, magari vi aggiorno su Instagram appunto nelle storie su altri aggiornamenti di Fortnite, quindi seguitemi, mi raccomando, su Instagram, link in descrizione. Seguitemi anche su Twitch e entrate nel mio server Discord, sempre tutti i link sono in descrizione. Quindi già che è tutto, ragazzi, ciao ciao.